possa essere corretta. Stiamo leggendo una riformulazione. Sì, una riformulazione, okay. Infatti, stiamo guardando agli impegni. Dove si dice impegna il governo a valutare gli effetti applicativi del coso in esame al fine di adottare eventuali ulteriori iniziative. Questo eventuale come elemento aggiuntivo, in tal caso io darei parere favorevole. A questo punto l'onorevole Bordo accoglie la riformulazione e quindi passiamo oltre. C'è l'onorevole Ricciatti, il terzo ordine del giorno dell'onorevole Ricciatti. Onorevole Ricciatti, c'è una richiesta di riformulazione, va bene. Pastorelli, c'è una richiesta di riformulazione dell'ordine del giorno numero 4, anch'essa va bene. Schulian è favorevole, Minardo è favorevole. Burtone, riformulazione, va bene. Poi c'è una serie di ordini del giorno a firma dei deputati di Forza Italia che, su indicazione dell'onorevole Palese, la Presidenza acquisisce essere state accolte. Quindi accolti l'onorevole Russo numero 8, 9 Marti, 10 Palese, 11 Faenzi e 12 Riccardo Gallo, se non vado errato. A questo punto andiamo al numero 13, Lo Sacco, anche questo accolto. Fiorio è favorevole, Lo Sacco era riformulato e accolta la riformulazione, Fiorio è favorevole. Di Lello c'è un accoglimento per raccomandazione, ci fa segno che va bene. Rostellato è favorevole, 17 Carra c'è una riformulazione che a questo punto va bene. 18 Antezza, c'è una richiesta di accoglimento per raccomandazione, ma c'è un intervento del governo, prego. Siamo disponibili eventualmente ad accogliere il testo come ordine del giorno, qualora si modificasse sugli impegni del governo, a valutare non la necessità ma l'opportunità. In questo caso siamo disponibili ad accoglierlo. A questo punto non è più una raccomandazione, ma è una richiesta di riformulazione, viene accolta. Perfetto. Il 19 dell'onorevole Cenni è favorevole, il 20 dell'onorevole Taricco c'è una riformulazione, viene accolta. A questo punto c'è l'ordine del giorno 21 dell'onorevole Borghesi, c'è un parere contrario, lo poniamo in votazione, dichiaro aperta la votazione. Bergamini, Giacomoni, Cominardi, Santanchè, Cozzolino, Lomonte, Segoni, Carella, Toninelli, Mosca.